Ciao a tutti e bentornati sul canale, vi faccio vedere cosa preparo per cena. Sto preparando delle carote, ma non le faccio né in padella né... non le faccio, non le faccio né in padella né alla julienne normali, le farò al forno perché ho visto che stanno andando di moda fare le carote al forno a mo' di patate. Poi ho preparato queste invece da fare in padella o se c'è spazio nel forno li metterò in forno. Scusate che mi cadono. Sono semplicemente della scamorza affumicata arrotolata con dello speck. Di solito si vendono le cacciottine arrotolate con lo speck. Io ho voluto preparare queste, poi c'è anche quella senza speck per me, arrotolate qua dentro, quindi rimangono al caldo o in padella. Adesso devo vedere se ci stanno nel forno. Vediamole bene con la carta d'alluminio e questa è la nostra cena. Intanto preparo queste e le taglio come se fossero delle carote, però come se fossero delle patate, le taglio per lungo. A dopo. Ecco qua, sulla teglia ho preparato le carote, vedete comunque che lo spessore è abbastanza sottile, ho cercato di farla abbastanza regolare. Ho messo un pochissimo olio sul fondo perché il mio olio, quello che viene da giù, che io poi travaso, è un pizzico di sale. E basta, adesso sto aspettando che il forno raggiunga la temperatura e poi infornerò, non lo so, è la primissima volta che le faccio, voglio provare a fare questo, spero che escano. Nel frattempo qua ho messo l'insalata e un po' di rapa bianca, quella tonda, ve la faccio vedere, queste qua, rape, queste qua, che a me piacciono crude, l'ho tagliata sempre con il sistema del Bimby e poi la vado a scolare qua. Una lattuga romana mezza e una, questa qua, rapa bianca penso sia, ok. Poi ci metterò del gomasio, il gomasio è questo, condimento a base di sesamo tostato e sale, ovviamente non tanto perché è molto, c'è sale. Però a me piace, quindi ce ne mettiamo un po' nell'insalata. Lo si trova nella zona bio organic, pro bios, si trova nella zona salutistica all'Ipercoop. Eccolo qua. Io lo tengo in frigorifero. Adesso, appena questo il forno raggiunge la temperatura, inforno le carote. Qua che vado ad impiattare, ho già messo l'insalata, adesso procedo con le carote che sono diventate molto morbide. Praticamente è una cottura come quella in padella, ma con pochissimo olio e sale. Qua vado ad aprire i miei rotolini di involtini praticamente di scamorza e specca. Ho messo lo scamorza e questo è il piatto pronto per la nostra cena. E di frutta ho fatto le fragole con lo zucchero di canna e del limone. Buon appetito a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!